Maschietta e femminucce, su, vicino a me. Faremo
sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Rendendo lode al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Anche nel Vangelo di oggi, Giuseppe si fida e si affida a Dio. Si fida delle parole dell'angelo del Signore e, avendo a cuore la salvezza della sua famiglia, la guida verso un luogo sicuro, che lascerà solo quando ancora l'angelo dirà che può tornare in patria. Poniamoci anche noi in questo atteggiamento di fiducia verso Dio e, seguendo il disegno che Lui ha avuto di noi, proviamo a lasciarci andare e ci troveremo, come Giuseppe, nel posto giusto a fare la cosa giusta, perché protetti dallo sguardo paterno di Dio. Oggi un pensiero particolare per quanti scappano da fame, guerre, persecuzioni, violenze e approdano su posti e paesi dove sperano di trovare un modo migliore. Dal libro del Siracide. Il Signore ha glorificato il Padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati e li eviterà, e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il Padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore
darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se perde il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata. Otterrai il perdono dei peccati. Rinnoverà la tua casa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come virgolti di vivo intorno alla tua mensa. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni degli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma soprattutto a queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Voi, mogli, siate sottomessi ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto. Ciò è gradito al Signore. Voi padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggiano. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Lettura dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava anche là al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. L'inno che noi abbiamo pregato oggi ci aiuta a puntare il nostro sguardo sulla Santa Famiglia di Nazaret. Oggi è la festa della Santa Famiglia. Santa e dolce dimora, dove Gesù fanciullo nascose la sua gloria. Giuseppe addestra all'umile arte del falegname il figlio dell'Altissimo. Accanto a lui Maria fa lieta la sua casa di una limpida gioia. La mano del Signore li guida e li protegge nei giorni della prova. Oh famiglia di Nazaret, esperta nel soffrire, dona al mondo la pace. Questo è l'inno che noi come Chiesa abbiamo pregato, ma vi voglio portare anche questo testo meraviglioso. Guardate che Paolo VI, chi lo conosce, chi ha avuto un modo di poterlo anche vedere da vicino, aveva una tenerezza e una signorilità unica. Guardate, in uno dei primi viaggi apostolici all'estero, il Vaticano, il Papa non si muoveva mai,
Il primo che si mosse, quello ricordate che fu Papa Giovanni XXIII quando andò a Loreto, quando andò alla casa di Nazareth. Il 5 gennaio del 64, quindi dopo pochi mesi, perché lui è stato eletto a giugno del 63, Paolo VI, a gennaio del 64 è andato in Terra Santa. Ebbe un grande dolore in Terra Santa. Non gli fecero celebrare l'Eucaristia nel Sacro Cenacolo, perché sapete che lo tengono in mano i musulmani, gli arabi, non hanno voluto che Paolo VI celebrasse l'Eucaristia. Poi cosa che è stata invece concessa poi a Giovanni Paolo II, un altro grande santo. Quando è stato a Nazareth, in questo santuario bellissimo, che forse sapete com'è fatto, no? È un ciglio capovolto. Noi sappiamo che il ciglio si apre verso il cielo. Lì il ciglio, come architettura, è bellissimo, il santuario. Il ciglio è capovolto, è aperto verso la terra, proprio per indicare l'incarnazione del Figlio di Dio. Ebbene, quando Paolo VI si trovò in quella casetta, fece questa riflessione. La casa di Nazaret è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Ve lo sto leggendo, poi capirete perché, fratelli miei. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio, tanto semplice, umile e bella. Questi quattro verbi, belli, belli, osservare, ascoltare, meditare, penetrare il significato così profondo e misterioso della vita che nasce. Pensate se qui non ci sta la nostra famiglia, amici carissimi. Pensate se questi verbi oggi non ci potessero aiutare a ricentrare la famiglia sull'amore. Perché di questo oggi si tratta, eh? Amici carissimi, abbiamo perduto di mano la famiglia perché l'amore forse c'entra, forse. Se decentrassimo la famiglia sull'amore, forse anche impariamo quasi senza accorgercene ad imitare. Come si dice il proverbio? Le parole volano, gli esempi rimangono. Cari genitori, date esempio, non vi preoccupate, ma che fino quando si dice date esempio, sentiranno un giorno, sentiranno, e come? Qui, Nazareth, impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi, i luoghi, i tempi, i costumi, i linguaggi, i sacri riti. Tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo. Chi di noi vuole venire a marzo dalla parrocchia, dalle parrocchie di Capri, partirà un viaggio per la Terra Santa. Andremo proprio alla fonte, andremo ai luoghi, approfittando per dirvi, ricordatevi di questo. Qui a Nazareth tutto ha una voce, tutto ha un significato. E poi qui una parolina che non ci saremmo mai aspettati. Qui a questa scuola, certo, comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale. Se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare discepoli del Cristo. E poi qui la tenerezza di Paolo VI, stupendo.
Oh, come vorrei volentieri ritornare, come vorremmo volentieri ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di Nazareth. Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare vicino a Maria ad apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine. Ma noi non siamo che di passaggio e c'è necessario deporre il desiderio di continuare a conoscere in questa casa la mai compiuta formazione all'intelligenza del Vangelo. Che cos'è la famiglia per noi, fratelli, se non il luogo dove impariamo l'amore? L'amore non si impara sui rotocalchi, l'amore non si impara su internet, l'amore non si impara con la roba pornografica, l'amore non si impara con i social, l'amore si impara quando si vede vivere l'amore. E i nostri genitori su questo possono essere altro che maestri, altro che maestri, i giovani che non vanno a cercare fuori quello che tengono vicino, il tesoro ce l'hanno vicino a loro, a casa loro. Tuttavia, dice il Papa, non lasceremo questo luogo senza aver raccolto quasi furtivamente alcuni brevi ammonimenti della casa di Nazareth. E vedete che va a pescare il Papa. In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh, se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito, mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori, voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Fratelli, ma vi siete accorti di un silenzio fasullo che abbiamo fatto scendere tra noi nei nostri rapporti umani? Ma è possibile che un marito e una moglie in due stanze diverse devono parlare col cellulare? Ma è possibile che intorno a una tavola dove si potrebbe comunicare ognuno col suo tablet, ognuno col suo cellulare, chi deve chattare a destra, chi deve chattare a sinistra, e io tengo uno vicino a me, di fronte a me, e non riesco nemmeno a parlare? Vi siete mai accorti sui nostri traghetti, sulle nostre navi, quando ci trasferiamo, che squallore, tutti con le cuffie nell'orecchio, chi segue la musica, chi segue qualche altra cosa, e se mai ci tocchiamo con i gomiti, non sappiamo dire nemmeno scusa, buongiorno, auguri, buon anno. Questo è un silenzio fasullo, perché noi siamo immersi, storditi da tanti frastuoni, rumori, voci clamorose. O silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti nella vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l'interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto. Qui comprendiamo il secondo passaggio, il modo di vivere della famiglia di Nazareth. E ci ricordi cos'è la famiglia, cos'è la comunione di amore, la sua bellezza austera, semplice, il suo carattere sacro e inviolabile. Ci faccia vedere com'è dolce ed insostituibile l'educazione in famiglia. Ci insegni la sua funzione naturale nell'ordine sociale. Fratelli, quando c'è bisogno di essere né cristiani né cattolici né come volete voi, ma noi dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale, non lo dimenticate mai, amici carissimi, mai dobbiamo dimenticare: abbiamo distrutto la famiglia, abbiamo distrutto la società,
La famiglia non esiste più per tanti versi. La società se ne sta andando allo sbando. Pensate ai figli dei divorziati. Sono i banchetti postali, peggio di tanti genitori, tante mamme, tanti papà. Se ne fa valigetta, un mese da una figlia, una domenica da un'altra figlia. Pensateci a queste cose. E tanti bambini, sembra che davvero siano dei pacchetti, 3 giorni dal papà, 3 giorni dalla mamma, un giorno di qua, Natale di là, Capodanno di... Infine dice il Papa, impariamo la lezione del lavoro. O dimora di Nazareth, casa del figlio del falegname. Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa certo, ma redentrice della fatica umana. Qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti. È l'invocazione per dove non c'è lavoro, per tanti giovani anche a Cagri che cercano un lavoro e non lo trovano. Cercano una casa, ma trovano solo un B&B, capite? Poi si lamentiamo e se ne vanno da una Capri. Facete da tutti i B&B, anzi facete facete tutto quello che volete. Poi i nostri ragazzi se ne entrano sempre e voi diventerete sempre più vecchi, sempre più vecchi e sempre più soli. Ma che riceve la sua libertà ed eccellenza non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo svolge al suo nobile fine. Qui infine serviamoci coi morti tutti. Vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore. Vedete amici carissimi, volentieri ho voluto leggere questo testo di Paolo VI. C'è da riflettere, qui più che fare degli ammonimenti non esiste la grandezza della famiglia, la bellezza della famiglia. La famiglia anche la più squinternata, fratelli cari, riesce sempre a coltivare un amore, un calore. Calore di una mamma non te lo dà la compagna di papà. La sicurezza di un papà non te lo dà il fidanzato di mamma. L'educazione, quella che ricevi a casa, ti serve per la vita. Non è una sciacquatura di bicchiere l'educazione. E scende nelle profondità del tuo cuore. Che bello stamattina poter celebrare questa Eucaristia insieme col battesimo di Erika. Noi siamo una famiglia. Erika ha la sua famiglia, il papà, la mamma, che noi salutiamo in modo particolare perché ci unisce alla patria Russia. Insieme salutiamo i tuoi parenti che sono venuti, ma c'è la grande famiglia della parrocchia, la grande famiglia della comunità, dove ci dobbiamo sentire tutti ugualmente responsabili della crescita, della serenità, della gioia dei nostri figlioli. Che il Signore benedica le nostre famiglie. Sì, sentiremo anche i momenti della fatica, della stanchezza, qualche volta vorremmo mandarla alla malora, ma ritorniamo alle nostre famiglie, ricentriamo le nostre famiglie sull'amore, sarà il successo per il domani. Gli esami cellulari qualche volta servono.
mettiamo in piedi. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questa bambina Erika, chiamata alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, la madrina, per tutti i battezzati e per la nostra comunità. Questa settimana mettiamo la famiglia al centro della nostra preghiera e diciamo insieme: Signore, proteggi la famiglia. Signore, proteggi la famiglia. Perché la Chiesa abbia braccia grandi e accoglienti per dare forma alla grande famiglia di Dio, in cui regni per amore evangelico. Preghiamo. Signore, proteggi la nostra famiglia. Perché ogni famiglia dia vita ad un piccolo focolare dove arde la fiamma di quell'amore che si alimenta alla vera fonte, che è la parola. Preghiamo. Signore, proteggi la famiglia. Perché le famiglie non si sentano sole, ma ognuna trovi nella forza e sostegno per costruire insieme una comunità gioiosa e collaborativa, che permette la crescita di persone sane ed equilibrate. Preghiamo. Signore, proteggi la famiglia. Perché le famiglie dei migranti trovino nel nostro paese ospitalità, accoglienza e abbiano la possibilità di restare unite e non perdere la speranza in un futuro migliore. Preghiamo. Signore, proteggi la famiglia. Perché le famiglie in difficoltà trovino sbocchi per colmare incomprensioni e ostacoli, con lavoro di approfondimento e di fiducia reciproca, con lo sguardo sempre rivolto alla famiglia di Nazareth. Preghiamo. Signore, proteggi la famiglia. Per il dono della vita che questa bimba ha ricevuto, affidata ai suoi genitori, siano insieme sempre custoditi dallo sguardo amorevole e paterno di Dio. Oggi è accolta dalla comunità nella festa della Sacra Famiglia per ricevere il sacramento del battesimo ed indossare la veste bianca della purificazione. Possa portarla sempre senza macchia ed essere luce per i suoi genitori, come Gesù lo fu per Maria e Giuseppe. Preghiamo. Signore, proteggi. Che il Signore aiuti noi genitori a guidare la nostra bimba Erika nel corso della sua vita. Preghiamo. Signore, proteggi. Invochiamo l'aiuto dei santi. Santa Maria, Madre di Dio. San Giovanni Battista. San Giuseppe. Santi Pietro e Paolo. Santi tutti di Dio. La comunità può sedere. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina Erika dal peccato originale, consacra al tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio di salvezza, ti fortifichi Cristo con la sua potenza, che vive e regna nei secoli dei secoli. L'acqua che useremo per il battesimo è quella che abbiamo già benedetta la notte di Pasqua scorsa. Ringraziamo il Signore e diciamo: gloria a te, o Signore. Gloria a te. Padre misericordioso, dal fonte del battesimo hai fatto scaturire in noi la nuova vita di figli. Gloria a te, Signore. Tu dall'acqua e dallo Spirito Santo fai di tutti i battezzati un solo popolo in Cristo.
tu infondi nei nostri cuori lo spirito del tuo amore per darci la libertà e la pace. Tu chiami i battezzati perché annuncino con gioia il Vangelo di Cristo al mondo intero. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna per Cristo nostro Signore. Cari genitori, tu madrina, Erika, che per voi presentate, sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e vi nascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi e a noi tutti il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno in memoria delle promesse del vostro battesimo, rinunziate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa, nella quale Erika viene battezzata. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Volete dunque che Erika riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Erika, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Potente Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Thank you.
Erika, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a te madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada in mondo al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede all'ode e gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Accogli, Signore, questo sacrificio di salvezza e per l'intercessione della Vergine Madre di San Giuseppe, fa che le nostre famiglie vivano nella tua amicizia e nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo, per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi cantiamo esultanti la tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocato nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche della nostra sorellina Erika, che oggi è liberata dal peccato e rigenerata dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membra viva del corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E adesso diamo voce all'amore e facciamo sentire come la comunità cristiana prega il Papà che è nei cieli. A chi lo dobbiamo far sentire? A Erika, che per la prima volta oggi sente una comunità in preghiera. E lei, che non è estranea perché è figlia di Dio, parteciperà col suo spirito e con la sua gioia. Insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, dell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che è dei tempi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Vi donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Chiedo di Dio che togli
Giuseppe ritornò in Galilea e andò ad abitare a Nazareth perché si adempisse la profezia. Sarà chiamato Nazareno. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Thank you.
preghiamo. Padre misericordioso che ci aiuti alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo, per Cristo nostro Signore. Voglio ricordarvi che dopo domani, 31, intanto alle 11 del mattino c'è il consueto concerto di fine anno, a sera alle 18 abbiamo la celebrazione di ringraziamento del nuovo anno, per l'anno passato e per il nuovo anno che arriva. Voglio ricordarvi che quella è una serata particolare perché invito tutti i parenti che hanno avuto un lutto quest'anno ad unirsi. Noi celebreremo la messa per tutti i defunti dell'anno in modo particolare. È un modo per stare vicino a queste famiglie provate dalla sofferenza. Poi vi ricordo che il giorno di Capodanno è la festa della Madonna, mamma di Dio, mamma di Gesù, e le messe sono come al giorno festivo. Solo a sera la messa non è come il nostro abitudine adesso, non è alle 18 ma alle 17 favoriremo un pochettino i ragazzi, i bambini pure, che devono esibirsi con le bande in piazzetta. Quindi andiamo incontro. Il Signore sia con voi. Il Signore Onnipotente che ha inondato di gioia il mondo con la nascita del suo Figlio, benedica la bambina ora battezzata perché giunga alla perfetta somiglianza con Cristo. Amen. Il Signore Onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica voi, papà e mamma. E a voi che gli siete riconoscenti per il dono di questa figlia, conceda di poterlo ringraziare con lei per tutta la vita. Amen. Il Signore Onnipotente che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica tutti noi qui presenti, benedica le nostre famiglie, perché sempre e comunque possiamo essere membra vive del suo popolo. Amen. E doni a tutti la sua pace, Dio Onnipotente che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con tutta la vostra vita e andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Auguri a tutte le famiglie.
anch'io.